Eccomi qui, sto sistemando questo caos perché è un po' tardi, sono le, adesso ve lo dico, aspettate, 5 e mezza perché dopo pranzo ci siamo rilassati un pochettino, adesso io sistemo di qua, loro stanno giocando e stasera per cena mangeremo spinaci, filanti e Cordon bleu per noi e hamburger per Manuel e Gabriele, ma per Maurizio e Gabriele. Comunque vi farò poi vedere tutto quanto dopo. Adesso vado a sistemare qui. Vado a fare un'altra lavastoviglie, vado a pulire un po' la cucina, vado a sistemare un po' perché dopo pranzo comunque è da fare, ma più che rilassati, io sono dovuta andare a prendere Manuel, che sembrava, aspettate che vi giro. A prendere Manuel che sembrava che avesse il treno alle 13:40. Per fortuna è sceso perché era il treno per Asti e quindi sarebbe andato poi lontano. E ho problemi come vedete col telefono, con la videocamera, perché si blocca e probabilmente perché c'è troppa roba sul telefono, perciò mi devo anche mettere lì e cancellare un po' di robaccia. E inoltre, appunto, con questa situazione qua dei pullman per Manuel, abbiamo deciso con Maurizio di tenerlo a casa. Farà didattica a distanza anche lui perché per me è impossibile. Adesso c'è il mio vicino che è a casa, quindi se io devo portarlo, devo andarlo a prendere. Sta lui con i bambini, però non si può neanche rompere le palle alla gente, detto proprio chiaramente. E quindi abbiamo deciso che fa didattica a distanza anche lui. Mi dispiace perché comunque si trovava bene in presenza e tutto, però non è neanche che posso fare queste cose qua e rompere le scatole agli altri con i bambini perché devo andare a prendere oppure portare Manuel. Quindi abbiamo deciso che sta a casa. Oggi sono arrivati gli altri tablet, funzionano tutti abbastanza bene. Quello di Gabriele e di... Aspettate, eh. Quello di Gabriele e di Giorgia ve lo farò poi vedere. È diverso da quello che abbiamo preso per Giada, che è arrivato anche per Manuel, perché ha già la tastierina integrata, diciamo, con la custodia. È molto molto carino, è un Android di meno cose per riuscire ad avere quello che ci serviva, però sono comunque cose così, nel senso che però per quello che ci servono funzionano. Giada, abbiamo dovuto appunto fare un po' di manovre, funziona benissimo e lei la video lezione riesce a farla, quindi non c'è nessun problema. Adesso vado a sgridarli perché continuano a fare gli sciocchi e metto a posto qui. Ora ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda la scuola. Da domani fino a venerdì andranno in presenza Sabrina e anche Gabriele per quanto riguarda la sua classe, perché appunto anche lui ha avuto un crollo un po' come Giorgia e quindi ho chiesto se era possibile non farlo stare troppo tempo a casa, perché tipo magari adesso stare a casa per la prossima settimana e poi magari può farlo riandare di nuovo a scuola, magari, perché poi ci sono anche gli altri bambini, non è che. E così almeno, e visto che aveva ripreso bene, evitiamo che vada di nuovo giù nell'oblio. Emanuele invece sta a casa perché appunto non essendoci il pullman sta a casa. Quindi domani sarà una giornata un pochettino più soft, loro hanno il pulmino, quindi tutto ok, prendono il pulmino, non mi devo neanche preoccupare di quello, li riporto, cioè li porta e me li riporta a casa e quindi vediamo se magari domani riusciamo a fare qualche cosina in più. In più, oggi appunto sono arrivati i tablet che poi vi faremo vedere e quindi domani il telefono ce l'ho io, ritorna di mia proprietà sempre e quindi sono tranquilla, posso filmare quando faccio le cose perché poi alla fine comunque al mattino è generalmente il momento in cui faccio di più e avendo il telefono Sabrina per fare le video lezioni e non potevo registrare.
E niente, diciamo che questi vlog ultimamente sono più chiacchiericci che vedere quello che facciamo. Gabriele si sta preparando, si sta facendo la doccia e niente, si sono già preparati. Dopo si va a preparare lo zaino, deve anche ripassare storia. E quindi diciamo che io un pochettino vado meglio. Un pochettino, perché comunque. Se loro vanno a scuola anche solamente per 3 giorni, non sembra, ma la situazione cambia. Manuel e Giorgia sono grandi, si arrangiano sostanzialmente da soli, a meno che non hanno problemi per quanto riguarda magari la connessione o cose così, se no loro si arrangiano da soli. E ve l'ho già detto, comunque quando poi prepariamo vi porto di là con me. E niente, adesso ho chiamato il Carrefour dove andavo a prendere le box. Perché avevo letto appunto che con un minimo di 50 euro e pagando 5 euro per la consegna qui, praticamente ti portano la spesa a casa. Allora, siccome io la spesa la devo andare a fare domenica, perché così a casa Maurizio sì, o domenica o sabato pomeriggio, non è che. Così almeno riesco a fare tutto bene, con calma. Fino a domenica mi faccio portare qualcosa così. E allora adesso vado a fare una lista e poi domani vi faccio vedere anche quello che ho preso così. La dieta continua a saltare, a spizzicare. Alla fine sembra che non la devo cominciare più. Ma domenica andando a fare la spesa io compro quello che devo comprare e boom. Adesso prendendo le cose così, oltretutto i prezzi del Carrefour non sono proprio, diciamo, come quelli dell'Eurospin. Quindi non è che posso andare a prendere cose super particolari che poi sono miliardi di euro e poi il resto del mese mangiamo aria fritta. Devo cercare di prendere cose che così almeno uso la roba già che ho in casa e faccio andare quella, tipo non so, c'è la polenta e posso farmi dare, che so, le sottilette per esempio, oppure potrei fare il sugo o le lenticchie, potremmo fare un bel ragù di lenticchie, facciamo la polenta e tipo ci mettiamo il ragù in mezzo, facciamo una polenta concia un po' diversa, però si potrebbe anche fare una cosa così. Oppure, vabbè, la pasta e portare poi della verdura, poi ho dei fagioli, quindi mi farò portare della pasta da minestra. Faccio portare un po' di latte perché ne ho preso poco quando sono stata a fare la spesa. Boh. Cose così comunque, vabbè. Comunque domani poi vedrete. Adesso rifletto un attimino su cosa prendere e poi domani vedrete. E niente. Basta. Per il resto, va, un po' di verdura, magari vediamo se. Però. Mamma, visto che il bagno è ancora freddo, va bene se studio e intanto che aspetto, Sì. mi passi in realtà. Ok. E niente, quindi adesso vado e poi dopo vi faccio vedere cosa preparo per cena. Cioè, ve l'ho già detto, ma lo prepariamo insieme. Parlando di Giorgia, io ti do le cuffie, siamo mia pure figlia, non ti sono attiro un andata uscito. nella loro stessa sono molto papà, quindi felice, ieri muore la figlia cioè, tanto dico che il bilancio mi sembra negativo. Ui, 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 sì, rack news. Tieni conto, non mi toccare, faccia la pippero. Io voglio incontrare Zaiano. E dopo aver sistemato la cucina, finalmente anche questa giornata è finita e posso andare a dormire. Erano qualche sera che non la sistemavo più così e sono contenta stasera di esserci riuscita.
Ma adesso sono veramente stanca, quindi vado a dormire. Buonanotte, a domani con un nuovo vlog.